Quindi dicevo, quando avete qualcosa da esporre o da domandare, bloccatemi se non capite, assolutamente. Anzi, vi dirò di più, io ho intenzione di fare altre due o tre lezioni in tutto, diciamo di spiegazione, perché non mi sono mai fermato, sono sempre andato avanti, ho spiegato un mucchio di roba. Sinceramente basta, cioè, se no diventa anche inutile continuare a riempire e poi preferisco che ci fermiamo e rivisitiamo. Con ognuno di voi un po' tutti gli argomenti, mi dite che cosa ne pensate, che cosa avete capito, dove magari vi siete persi qualcosa, se ci sono. Quindi, e soprattutto per quanto riguarda il discorso diciamo, delle tesine che ognuno di voi sta elaborando. Io ho fatto le corse con gli altri docenti per poter fare prima quelle degli altri che stanno seguendo, meno o non stanno seguendo, perché in questo modo, diciamo, ci siamo tolti il pensiero con loro, hanno il materiale da studiare, quindi poi mo bontà loro, e possiamo dedicarci, almeno io mi voglio dedicare al perfezionamento degli argomenti che ognuno di voi già ha una discussione personalizzata sull'argomento. Però insomma, poi mi fa piacere se lo svisceriamo di nuovo mano a mano. Quindi, capitolo sul bilancio. Stavamo dicendo, fondamentale sapere come si redige la partita doppia, perché è quello che ci conduce alla realizzazione del bilancio. Personalmente, da aziendalista, ma sono io, ad un altro, per esempio, ad alcuni miei alunni è piaciuta tantissimo la parte di contabilità e loro sono diventati degli specialisti ragionieri. Esistono anche dei master MBA solo proprio sulla ragioneria e la contabilità. Uno di questi miei alunni, per il quale ho curato anche la tesi di laurea, adesso lavora in una multinazionale e sinceramente sta inquadrato meglio di me perché guadagna, sta in un'azienda solida dove fa un lavoro professionale e chiaramente gode anche di tutte quelle caratteristiche, essendo una multinazionale, non un'azienda italiana a pane e cuparolo. Gode di tutti quei fringe benefits, per cui se vuole entrare mezz'ora dopo può uscire mezz'ora dopo, se un giorno si vuole prendere la malattia come da diritto del lavoro, se la può prendere senza che il capo si arrabbi pensando che sia una, come dire, una iattura o una sua mancanza di rispetto verso di lui, che così è da noi l'imprenditore famoso, non quello vero visionario, ma sempre quello pezzotto che teniamo. Se tu provi a chiedere qualcosa che ti spetta per diritto proprio del lavoro, lui ti guarda storto. Cioè, da noi tu sei schiavo, non sei lavoratore, cioè tu gli presti l'anima. Ma non sto scherzando, veramente. Avete letto? Qualcuno di voi ha letto il post che ho messo ieri o l'altro ieri? Quello con Marco Montemagno che diceva quali sono gli input di un pessimo capo? Io sotto vi ho elencato una serie di cose. Anche lì, rileggetevelo. Marco Montemagno sta a Birmingham, a Brighton, là in Inghilterra, ed è chiaramente un aziendalista, come dire, smart, no? È abituato ad un altro tipo di mentalità, la ragiona di fino. Io vi ho raccontato un caso di qua a Napoli, cioè siamo totalmente al di fuori della legalità, perché lì non c'è proprio competenza proprio del minimo di diritto, zero, siamo proprio nella terra di nessuno. Quello è un signore che non dovrebbe esercitare, ok? Però il nostro stato fantastico consente queste storture. Vabbè, comunque, lasciando perdere quell'argomento, torniamo a noi sulla contabilità. Ragazzi, oggi iniziamo questo mini percorso dove, come vi ho già anticipato, noi serve arrivare alla fine della corsa, vedere il bilancio e poi studiare gli indici di bilancio. Gli indici di bilancio vi devo preparare ancora il materiale, ma ci metterò, penso, poco. Ed è un qualcosa che riguarda anche l'elaborato scritto perché ci sono anche lì. Mangiamoci sta bella lasagna, quindi un bel piatto sostanzioso, per questo ho messo la lasagna, Elvio, perché poi al bilancio insomma si arriva al dunque. Allora, andare a pagina 3. Ok? Ci siete? Cristian, ci sei? Sto andando dentro adesso, prof. Vado a vedere pagina 3. Capitolo 4, pagina 3. Capitolo 4, pagina 3. Ok. Vado dentro adesso. Emanuela, tu ci sei? Ci stai seguendo? Vabbè. Capitolo 4.
Cristian, dimmi quando ci sei che partiamo. Ci sei, Cristian? Pronto? Okay. Ci sono, però c'avevo il muto. Ah, ok. Ci sono, scusi, però una voce. Non ti preoccupare. Elvio, metti muto anche tu, per favore. E pronti via. Allora, come visto nel capitolo 1, che abbiamo abbandonato tempo fa, nell'ultima slide, se vi ricordate, c'era quel circuito, no? Doppio circuito, dove vedevamo la combinazione produttiva, acquisto, trasformazione e vendita. Acquisto generava costi ed uscite, vendita generava ricavi ed entrate, e poi c'era il doppio circuito numerario ed economico, no? Entrate, uscite, numerari, economici, costi e ricavi. Abbiamo detto che quindi un singolo atto di gestione solitamente dà luogo a questa biforcazione, perché un conto è il costo, cioè il sacrificio ideale che io impiego per ottenere quel fattore produttivo, e altro conto invece è un'altra cosa, è, anzi proprio letteralmente un altro conto, è il pagamento di quel bene, perché il pagamento è un fatto numerario, monetario, ok? La moneta misura l'azione economica. Chiaro, stessa cosa dall'altro lato per i ricavi e le uscite, le entrate, ok? Allora, quindi riprendendo quel meccanismo che concludeva, quella slide che concludeva il primo capitolo, dove abbiamo capito questa scissione, per ogni fatto di gestione abbiamo quindi due aspetti, uno numerario e l'altro economico. Nell'impostazione del piano dei conti che io do, i valori sono o numerari o economici, e poi ci sono i conti di capitale, ma quelli sono un'altra cosa, insomma, poi vediamo anche quelli, ok? Quindi alcuni utilizzano il criterio finanziario, parlano di conto finanziario ed economico, poi cominciano a mischiare le cose e non si capisce niente. Facciamo la ragioneria, quella antica classica, che è chiarissima, ok? Almeno per me, che venivo appunto da una materia diversa, per me io ragioneria l'ho imparata all'università, ragazzi, quindi dopo la mia formazione di maturità. Era un qualcosa, come dire, di anomalo, no? E però mi è stata chiarissima quando finalmente ho capito cosa era un conto numerario e cosa era un conto economico, per questo ve lo sto ribadendo così tanto. Allora, ad ogni accredito o gruppo di accrediti corrisponde un addebito o gruppo di addebitamenti di pari importo in un altro conto, ok? Quindi c'è sempre un bilanciamento. Questa tecnica impone di effettuare per ogni operazione almeno due rilevazioni, e per questo motivo si chiama partita doppia. Quindi perché si chiama partita doppia? Perché c'è questa biforcazione, ok? Quindi, diciamo, più chiaro di così, in nome nomen, no, come nome nominis, cioè, nel nome della tecnica c'è anche il richiamo a perché è così. Allora, i libri contabili, allora, adesso facciamo una breve riflessione sui libri contabili, cioè quali sono proprio i registri da tenere, no? Alcuni per legge, altri perché in qualche modo ci sono utili, quindi comunque li utilizziamo. Però prima di farlo vi voglio raccontare l'aneddoto. Quando io ho iniziato a fare ragioneria all'università, c'era questa docente che era il fiore all'occhiello, tra l'altro, dell'università Partenope, all'epoca il navale, che era la professoressa Mariniello, perché è una che praticamente faceva la ragioneria di Stato, cioè era una anche politicizzata a livello nazionale. Questa inizia a spiegare. Mo io sono sempre stato molto lento nell'apprendimento, cioè nel ripetere per memorizzare, non ho una buona memoria, però nella comprensione ho per contro il mio punto di vantaggio, cioè sono sempre stato uno abbastanza intuitivo, soprattutto anche in matematica, un po' per inclinazione, insomma mi piace, ce l'ho. Questa comincia a spiegare e in vita mia non mi era mai capitato che io non riuscivo a capire questa che cacchio diceva. Cioè lei ridiava e metteva a destra e a sinistra delle cose, delle scritte, delle scritture, e io non capivo, perché magari la stessa scritta poi una volta la metteva a sinistra, un'altra volta la metteva a destra. Non c'era un criterio logico in quello che faceva questa cristiana, perché ovviamente da buon docente universitario quella se ne sbatte
le palle di sapere tu si veniva la ragioneria e quegli argomenti già li conoscevi, qua eri un emerito novizio per cui non avevi nessuna cognizione di causa e assistevi, voglio dire, a questo scempio. E voglio dire, pure io se mi fossi messo a fare matematica, analisi matematica, fai i limiti, per esempio, scrivo limite con gente che ha fatto la ragioneria e quindi non ha fatto neanche le disequazioni, voglio dire, che capiscono? È normale, non conoscono proprio gli strumenti, no? Come fai a... non hai familiarità con quelle cose, quindi guardi, è come se fossi un alieno, assisti impotente. È uno, è due, è tre, alla terza lezione lanciai la penna in aria e me ne andai. Dissi, ma non è questa cosa, non la capisci. La mia fortuna è stata che io l'università l'ho fatta con due miei amici d'infanzia che al liceo erano andati a ragioneria e mio cugino, altre persone erano tutti, venivano tutti da ragioneria, io ero l'unico che veniva dal liceo scientifico. Alla fine il tutto si è risolto in un lampo quando ho capito la differenza tra un conto economico e un conto numerario. È chiaro? Per questo insisto molto su sta cosa. Nel momento in cui è stato chiaro quello, io automaticamente ho sempre capito facilmente se quella scrittura, quel testo andava a sinistra o a destra. Adesso lo spieghiamo piano piano. Vediamo prima i libri contabili e poi vediamo cosa va in dare e cosa va in avere, quando e perché. Una volta che vi è chiaro questo, che è l'unico, come dire, nodo concettuale, è veramente l'unico criterio, poi automaticamente, qualunque sia il fatto di gestione, voi automaticamente sapete dove mettere. È chiaro? Se sto facendo un acquisto, se sto facendo una vendita, se sto conseguendo un costo, se sto conseguendo un ricavo, se sto sostenendo un costo. Se... La cosa fondamentale è, tra tutti i conti, sapere quel nome di conto, se è un conto numerato o un conto di reddito. Se dico IVA nostro credito, no? O debito, sono valori numerati, cioè moneta, o sono moneta o sono valori assimilati, è chiaro? Se invece dico merci conto acquisti, ma è un costo, lo so, ma a voi sembra strano come sembrava strano a me all'epoca, però a me nessuno me l'aveva fatto questa distinzione, per cui io vedevo i nomini dei conti uguali tra loro. Quando poi ho capito che invece quel nome conto ha una sua natura, che è o numeraria o economica, allora io poi là ho cominciato a dire, questi qua sono i rossi e questi sono i verdi. Ok, ma che sta succedendo in azienda? Stiamo guadagnando? Ah, allora questo va qua. Se invece stiamo stornando un conto, allora questo va di là. Cioè, capite? Quindi adesso lo vediamo. Ci tenevo molto a fare questa introduzione perché altrimenti cioè vado avanti, posso andare avanti anche per due anni a spiegarvi i fatti di gestione, non capite, ok? Invece così è semplicissimo. Morale della favola, tra l'altro, quando facemmo l'esame di ragioneria, io, dopo aver capito sta cosa, ho preso più di tutti gli altri sette amici ragionieri, cioè il mio voto è stato più, okay, per me era nascimità, poi voglio dire, poi ci vuole matematica, ti chiede ben altre cose da capire, ben altre amenità, che l'abbiamo visto con le matrici. Allora, andiamo avanti, quindi riprendiamo da pagina 3. I libri contabili, quindi quali sono gli strumenti che utilizziamo in contabilità? Intanto una curiosità, come sempre, anche nel settore della ragioneria, ragazzi, questa è l'invenzione italiana e c'è la scuola di ragioneria napoletana, cioè abbiamo anche in questo, siamo stati innovatori. Non è scritto sulla Divina Commedia, cioè anche in ragioneria il far di conto nasce nel Medioevo da alcuni monaci italiani. È chiaro? Un sistema che è adottato in tutto il mondo. Ci siete? Ragazzi, mi è saltato il collegamento, mi dite se mi vedete, mi sentite? Sì. Sì, io ti sento. Sì, ti sentiamo. Adesso ti sei bloccato, però. Ora non ti sentiamo più. Mi sentite? Ti sentiamo. Sì.
Sì, sì, no, era cascata la connessione, ho ripreso. Ok, quindi vi dicevo che la ragioneria è la partita doppia, che è un sistema utilizzato in tutto il mondo, quindi è come se avessimo inventato, che ne so, la scrittura come i fenici. L'abbiamo inventata noi, è chiaro? Allora, i libri più importanti sono questi due qua, il libro giornale e il libro mastro, ok? Il libro giornale è il libro in cui vengono segnate tutte le operazioni e vengono raccolte in scritture di partita doppia, quindi è quello che ci interessa. Dopo ne vediamo uno straccio, quindi vediamo com'è fatto. L'altro libro di pari importanza per poter fare poi, diciamo, la partita doppia è il libro mastro, dove praticamente vengono segnati tutti i conti, i nomi del conto, con i relativi mastrini. Ragazzi, il mastrino è una croce con scritto dare e avere e poi il numeretto dell'importo che abbiamo incassato, abbiamo pagato, del costo, del ricavo, e dove va. Come avrete capito, la questione è capire se vai in dare o vai in avere, questa è, va bene? Però diciamo che i mastrini, quindi ci sta scritto il nome di conto, dopo ne vediamo qualcuno, e ci sta scritto il numeretto, e basta. Invece nel libro giornale voi tenete la scrittura, che è quello che dovremmo imparare a fare, ma che in larga parte salteremo. Allora, ciascuna scrittura e ciascun mastrino vanno redatti nell'ordine cronologico degli eventi, perché chiaramente è importante la data, no? Quella è una cronologia, il libro giornale, cioè io dall'1/01 anno 2021 fino al 31/12 in maniera cronologica foglio sto giornale e se sto a leggere di partita doppia mi è chiarissimo che cosa è successo in azienda quel giorno, quell'altro giorno, quell'altro giorno ancora, chiaro? Allora, questo ordine e diciamo queste scritture sono divise in due sezioni, come dicevamo, dare e avere. Ora, la cosa che dovete pure imparare, i ragionieri, per esempio, che fa questa cosa erano un poco fessi. Il mio professore di economia aziendale fu bravo a darci questa dritta. Ragazzi, non intendete dare e avere nel senso italiano grammaticale, cioè dare o avere, non pensatelo in questo. Pigliatele come se sono più e meno, ok? Perché in alcune circostanze io do una cosa a Elio, poi dopo però ritorna Elio qualcosa a me. Allora cominciamo a confondere le idee. Non va bene con dare e avere. Cioè, tecnicamente si chiamano così, dare e avere, ma voi consideratele come più e meno. Cioè, è soltanto una convenzione. È soltanto bianco e nero, chiaro, 0 e 1, considerateli così. Si tratta appunto di una pura convenzione, possono essere intesi anche come più e meno. L'unica cosa che conta è capire che hanno. Oddio, anno ci vuole l'H, ragazzi, madonna mia. Mannaggia, la serie, prima ci pure guardare. Vabbè, poi ve l'aggiusto. Mamma mia, che orrore. Tutte le scritture dei mastrini confluiscono nel bilancio d'esercizio. E questa poi è la cosa che, come dicevo, rileva più di tutte. Che noi poi il bilancio dobbiamo vedere. Altri libri che comunque sono importanti e fanno parte dei libri contabili. Registro fatture, acquisto e bolle doganali, no? Questo per esempio Cristian Brini, che sta nel settore, diciamo, nella logistica e trasporti, sa che cos'è, penso, una bolla doganale o comunque un DDT, documento di trasporto, eccetera. Allora, il registro in cui vengono iscritte le fatture di acquisto dei fattori e le bolle doganali, se provengono dall'estero. Le fatture relative a operazioni non imponibili o esenti, abbiamo visto quelle che, ad esempio, delle esportazioni. Sì, pronto, mi sentite? Gimo, ogni tanto ti sentiamo a scatto. Mannaggia la miseria. Che cos'è che non avete sentito, che non avete... Dov'è che... Adesso mi ha sentito tutto, però a scatto. Ah. Ripeto? No, puoi andare avanti. Puoi andare avanti, prof, a volte bascati però, A volte sì. Sì, io purtroppo sono già con la porta aperta, quindi più di questo... Io adesso spiego la telecamera, Sì, ma
Ok, io penso che sia un po' un problemino mio, forse, vabbè, perché se sentite a scatti diversi di voi vuol dire che è da me. Vabbè, ragazzi, comunque vi stavo dicendo che praticamente ci sono anche altri libri contabili. Uno di questi è il registro fatture, acquisto e bolle doganali. Fondamentalmente chi si occupa di logistica e trasporti, tipo Christian, probabilmente c'ha a che fare, documenti di DC. Sì, esatto. Ok, DDT sono i documenti di trasporto, qui stiamo parlando proprio di bolle doganali, quindi le fatture, che cosa ci va in questo registro? Le fatture d'acquisto dei fatturi e le bolle doganali. Le fatture relative ad operazioni non imponibili o esenti, e abbiamo visto per esempio le fatture, abbiamo visto nella mercoledì l'IVA, no? Abbiamo detto per le operazioni di esportazione io non ho, diciamo, l'IVA, non sono assoggettabili all'IVA, è chiaro? Perché non c'è il prerequisito, il presupposto territoriale. Ancora, eventuali variazioni dell'imponibile o dell'imposta IVA per sconti o abboni, chiaro? Quindi anche questo, che sono un po' delle particolarità, le devo segnalare in questo registro delle fatture. Perché? Perché solitamente l'IVA è il 22%, però come abbiamo visto, tra l'altro, va bene, nel compito c'è un piccolo errore, io ho provato a sistemarlo, ma vi avevano già mandato il compito, quindi fatelo come lo tenete. Però abbiamo visto che c'è l'IVA al 10%, al 4%, al 5%, quindi per questi beni che acquisto, che eventualmente hanno quest'IVA ridotta, in questo registro io ne tengo nota, ok? Quindi pure se sono soggetto ad un revisore contabile, dice, però guarda, caro revisore, prima che cominci la revisione, tieni conto che queste fatture sono al 4, al 10, al 5%, perché magari sono, rientrano in quelle categorie là che abbiamo visto ieri con la slide del menu, no? Ancora, un altro libro è quello del registro delle fatture invece emesse, no? Quindi vedete ragazzi, noi abbiamo fatto la lezione sulla fatturazione mercoledì, questa è collegata, stiamo ormai entrando nella parte gestionale di contabilità, quindi vi ho spiegato come si fanno le fatture d'acquisto e di vendita, come avviene la registrazione e la fatturazione elettronica, ma comunque permangono ancora in maniera un po' cartacea, ancora un po' all'antica potremmo dire, anche questi libri, cioè io ho un registro delle fatture d'acquisto e un registro delle fatture di vendita, chiaro, le fatture emesse. Quindi le fatture emesse alla consegna, spedizione dei beni, le fatture relative a operazioni non imponibili o esenti, anche in questo caso, eventuali variazioni dell'imponibile o dell'imposta IVA per sconti o abboni. In questo caso sono sulle fatture che io vendo, perché magari vendo pollame, come nel caso, diciamo, vediamo nel compito, oppure vendo, che ne so, sono un ottico farmacista, vendo dei prodotti per la sanità, quindi sono beni di prima necessità. Abbiamo visto per esempio, come si chiama, gli assorbenti, le cose, diciamo, per aiutare le donne alle mestruazioni, quelle hanno una riduzione IVA. Quindi se vendo queste cose, ho il mio registro delle fatture emesse e in esso ci vado a segnare questa particolarità, dove faccio presente, guardate che queste operazioni qua hanno un'IVA diversa da quella tipica. E poi c'è la prima nota, di cui già vi ho parlato e di cui solitamente si occupa la segretaria fidata, quella che fa un po' da topo di laboratorio che nessuno nota, o quella che solitamente si scopa il capo, ed è un libro non obbligatorio in cui vengono iscritte, quindi non è obbligatorio, però ragazzi, la prima nota, da un punto di vista operativo funzionale, la legge non la pretende, ma io se faccio transazioni tutti i giorni ho bisogno di avere le evidenze di cassa, quindi, o quantomeno di come stanno i rapporti con le banche, quindi sicuramente è necessario. Quindi movimentazioni bancarie e di cassa circa gli incassi e i pagamenti. Ovviamente, of course, non mi risparmio di farvi notare che ci sono due modalità di gestire le cose. Una, quella di mio nonno, poi Valdoni, no? Che vedete là, e c'è la povera segretaria che se manca lei, e buonanotte suonatori, va a sapere poi dove stanno le cose da cercare. Oppure in una maniera moderna, c'è cioè un cazzo di server in cloud, che magari non sta neanche qua, ma sta sulle dorsali oceaniche, e se ho, come dire, predisposto la struttura informativa
in maniera tale che anche da un altro PC io possa accedere a quelle informazioni, perché magari ho la password per la contabilità, me la vado a vedere da lì, chiaro? Quindi nel mio solito bravo gestionale, possibilmente, che contiene tutte queste informazioni, e la mia brava segretaria avrà implementato ogni fattura mettendo anche in allegato il PDF, e quindi me lo vado a scaricare da là, oppure dal server di Aruba, dove, perché per la fatturazione elettronica magari mi sono dotato di Aruba, è chiaro? Quindi ragazzi, questo io lo dico, ma molte aziende sono ancora ai tempi del nonno da questo punto di vista. E andiamo finalmente a vedere chi caccio va nel dare e chi caccio va nell'avere, chi sono questi conti e come si differenziano. E vediamo anche il libro giornale e la scrittura. Ragazzi, pagina 5, ci siete? Sì. Ok. Va bene, Emanuela. Vi mettete il muto? Ok. Allora, nell'impostazione classica, che è quella che vi faccio utilizzare io, esistono tre tipologie di conti. Abbiamo detto conti di reddito che indicano fatti economici, quindi costi e ricavi. Conti numerari che indicano i fatti monetari, cioè i pagamenti e gli incassi, quindi entrate ed uscite. E poi abbiamo questi conti di capitale, che sinceramente si usano poco, sono relativi a determinate operazioni particolari, magari ne vedremo qualcuna, ce n'è una per esempio base, che è quella di azionisti conto sottoscrittori, quando si costituisce l'SPA, allora ci stanno i 3 decimi da versare e poi ci ridiamo degli altri 7 decimi, ma insomma lo vediamo, è una voce del bilancio, tra l'altro proprio solo per questa operazione qua c'è una, insomma, però sono più rari. La cosa fondamentale sono i conti di reddito e i conti numerari, questa è la cosa più importante. E quindi conti di capitale che indicano ovviamente fatti di capitale e che indicano quindi variazioni di capitale in negativo, quindi decrementi, o in positivo, quindi incrementi. Come vanno posizionati? Aiuto, i costi vanno in dare, i ricavi vanno in avere. Le entrate vanno in dare e le uscite vanno in avere. I decrementi di capitale vanno in dare, gli incrementi vanno in avere. Purtroppo, se guardate soprattutto i primi 4, non abbiamo che i dare sono i cattivi e gli avere sono i bravi, perché come potete vedere in dare abbiamo i costi, che sono un concetto negativo, ma abbiamo anche le entrate, che invece sono una cosa che ci fa piacere. Allora, per questo dicevo, non badate al termine italiano dare e avere, perché sennò vi confondete. Quindi imparate questo schemino a memoria. E un modo molto semplice è proprio questo, cioè ricordate che quelli numerari e quelli di reddito sono a incrocio, cioè in dare c'è una cosa positiva, una cosa negativa. Ciao Leo, ciao. Ci sei? Sì, ciao, scusatemi ma sono sulla CISA, cade la linea, che sono della ho visto. E allora... io lo sto spiegando nella maniera più semplice possibile, spero che diciamo dalla registrazione tu possa comunque fruirne, sempre se questa registrazione me la mette, perché alcune delle registrazioni che abbiamo fatto, ragazzi, io non me le sono trovate in Google, dico la verità, Google Drive. Quella che abbiamo fatto io e te, Gimo, non l'ho mica trovata. Sai, ti ricordi quella sì. Sì, io nel frattempo ho spostato tutto in una cartellina che si chiama proprio registrazioni e Gemma è riuscita a vedere la sua. Infatti per questo dicevo, poi voglio dedicarvi un po' di attenzione in più in questo ultimo mese e cerchiamo di risolvere anche sta cosa, perché sennò l'hanno fatta a fare. Quindi il file c'è, qualcuno riesce a vedere, ho intanto abilitato la visualizzazione a tutti voi nella cartella. Non so se la riuscite a raggiungere, però Gemma c'è riuscita, quindi... Mo stasera quando vado a casa ci provo anch'io, dai. Va bene. Perché... Va bene, ok. Comunque, intanto andiamo avanti con questa... Ragazzi, qua siamo veramente nel centro, tra l'altro questo c'è anche un esercizio nel compito che è esattamente la scrittura che state vedendo, proprio paro, quindi la trovate qua, fate facilmente l'esercizio, ok?
E allora, come dicevo, la cosa per ricordarsi è che è a incrocio, ragazzi, perché in Italia abbiamo un elemento positivo e un elemento negativo. L'elemento negativo è il costo, l'elemento positivo è l'entrata. Nell'avere abbiamo l'elemento positivo dei ricavi, ma l'elemento negativo delle uscite. Cioè, quindi se ve lo volete ricordare, è a incrocio. Però, insomma, imparatevi bene questo schemino. Se capite questo schemino, nessun fatto di gestione. Una volta che sapete distinguere se il conto è economico o numerario, automaticamente sapete dove posizionare l'uno e l'altro. Facciamo un esempio, che è l'esempio classico, la scrittura che qualsiasi azienda fa, cioè l'acquisto di materie, perché abbiamo detto che se non acquistiamo i fattori produttivi, chiaramente non possiamo fare la trasformazione, quindi poi non c'è il prodotto, non c'è la vendita. No, quindi necessariamente se faccio un'azienda, il mio primo rischio è acquistare i fattori produttivi. Facciamo esempio quindi di un acquisto di materie prime, quindi compro una partita di materie prime. Come vedete la scrittura è diversi addebiti verso fornitori, nei diversi in dare o materie conto acquisti, che è un conto di reddito perché mi indica il costo delle materie, però anche l'IVA al nostro credito, che invece è un credito, quindi è un'entrata. È chiaro? Perché è un conto numerario. È un conto numerario. È una cosa buona, sì, perché guadagno un credito d'IVA. Ok, allora va in base allo schemino di sopra, è un'entrata e va in dare. È chiaro? In avere invece ho debiti verso fornitori, c'ho l'uscita, no? Cioè la misurazione monetaria di questa operazione. Perché io vi ho detto che acquisto materie prime, ma non vi ho detto quando le pago e come le pago. Allora, per il momento, intanto sto costituendo un debito, no? Quindi un'uscita monetaria. Poi avrò una scrittura successiva dove magari, a parte invertite, ciò debiti verso fornitori a cassa, cioè come ho estinto quel debito che si è creato attraverso un pagamento in contanti. È chiaro? In quel caso vedrete che debiti verso fornitori va, il mastrino va a zero perché c'aveva un valore a destra e adesso poi lo metto a sinistra con la scrittura successiva. E come si estingue? Si estingue con l'accensione del conto cassa con in avere la quantità di moneta che io effettivamente gliel'ho data cash. Se invece avessi pagato in cambiali, la scrittura successiva sarebbe debiti verso fornitori a effetti passivi, cioè a cambiali passive. È chiaro? Come ho estinto quel debito? Con una cambiale. È chiaro? Quindi debiti verso fornitori ancora una volta si annullerebbe perché avrebbe lo stesso importo in dare e in avere, e quello che invece va effettivamente in uscita, cioè il come l'ho pagato poi, è attraverso degli effetti passivi. Chiaro? Io in realtà prima di fare questa lezione avrei dovuto e voluto preparare del materiale su crediti e debiti, ma ragazzi dovete capire una cosa molto semplice per andare avanti, perché a me mi interessa arrivare al bilancio, poi se riusciamo faremo anche la lezione con leasing, factoring, le RIBA, le cambiali e tutto il resto appresso. Ma dovete capire questo, che fondamentalmente si parla di valori assimilati, cioè a parte il cash, quindi proprio i soldi fisici, ma anche il credito come l'assegno bancario o l'assegno circolare o la cambiale sono considerati degli strumenti di pagamento, quindi sono effettivamente come la moneta, per questo valori assimilati, quindi sono delle metodologie di pagamento, è chiaro? Quindi insomma dobbiamo capire che sono valori numerati, questo è il concetto dal punto di vista ragionieristico, va bene? È diverso invece il credito obbligazionario, cioè se io ho prestato 100.000 euro a Elvio per un'operazione di finanza speculativa dove poi lui tra 2 anni o tra 5 anni mi restituisce il 5% di interesse, ma quello è un credito di finanziamento, cioè è un'operazione finanziaria, allora in quel caso non è un valore numerario, è chiaro? Ma tutto il resto, cioè la cambiale a 30 giorni, ma io non è che ci sto andando a guadagnare sull'interesse, okay? Cioè è solo una comodità di dilazione nel pagamento, quindi sono crediti di funzionamento, crediti e debiti di funzionamento,
Crediti e debiti di funzionamento sono sempre entrate ed uscite, sono sempre valori numerati, sono sempre conti numerati, e come tali li dobbiamo trattare e capire quindi se vanno in dare o in avere a seconda che se sono delle entrate, cioè se sono delle uscite, cioè delle entrate o delle uscite, ok? Quindi questa cosa qua è fondamentale. Sulla destra vedete il mastrino, o meglio i mastrini, cioè quali conti si sono aperti del mio piano dei conti. Si è aperto il conto materie conto acquisti, si è aperto il conto IVA nostro credito e si è aperto il conto debiti verso fornitori. Il mastrino materie conto acquisti porta 100 euro, che è il costo della partita di merce, in dare, perché appunto è un costo e in base allo schema i costi vanno a sinistra nel dare, ok? Poi si è aperto un credito, perché un IVA è a nostro credito in questo caso, sto acquistando, quindi mi sconto, diciamo, l'IVA, ed è del 22%, quindi 22 ce l'ho in dare, perché è un'entrata, ok? E sempre in base allo schemino che vedete va in dare. Debiti verso fornitori, viceversa, va in avere, perché chiaramente va a compensare, ed è di un importo di 122, perché chiaramente il mio debito, io sto pagando 122, no? Cioè, devo pagare 122, 100 più l'IVA che c'è sopra, che ci grava sopra, è chiaro? Quindi 100 più 22, 122. Vedete, dare e avere sono sia nella scrittura, tornando a quella, allora, vedete come scrittura è la scrittura del libro giornale, ok? Lì, quello è il libro giornale. Quello che vedete invece con lo sfondo blu scuro e scritto Mastrini, quelli sono libro mastro, dove trovo i mastrini. È chiaro? Quindi questo per farvi capire proprio con l'esempio pratico di che stiamo parlando. È chiaro? Nel libro giornale vedete che avete dare da avere sia per le scritture sia per gli importi. Quindi in dare c'ho 122, perché in dare c'ho materie conto acquisti e IVA a nostro credito, che sono un costo e un'entrata, e invece in avere c'ho 122, che è relativo a debiti verso fornitori, che è un'uscita. Ragazzi, è chiaro questa scrittura? Ditemi se è chiara, perché se avete capito questo siamo a cavallo. Io voglio fare una domanda qui. Aspetta, fammi prima sentire se Christian è chiaro questo meccanismo, che è chiaro? Io Gimo, ti dico la verità, non mi è tanto chiaro, forse perché non riesco a seguire manco dalle slide, però è colpa mia, via. Ah, beh, se non hai le slide davanti per forza, è normale. Ma io proprio l'avevo già visto. In questa lezione, ragazzi, è proprio fondamentale non arrivare fino. Sì, esatto. No. Christian, dimmi. No, comunque io Christian, non riesco a sentirti perché va veramente a scatti. No? Adesso anche dalle slide si vede bene. Comunque l'avevo abbastanza capita, non è semplice. Christian, non ti sento. E poi più... Adesso sì, dimmi. Proprio sente? Dimmi. Ah, c'ho la connessione merda. Ho aperto le finestre perché anche qua c'è un bunker. No, proprio dicevo che all'inizio questa parte qua, anche dalle slide, sì, l'avevo già vista. Io l'ho abbastanza capita, anche se all'inizio non era semplice il meccanismo. Però questa parte qua, più andando avanti, un po' le bombe. Ragazzi, sì, io vi ho spiegato, ci sono tantissimi, tantissimi fatti di gestione, e quindi chiaramente bisogna conoscere il piano dei conti. Il piano dei conti può contenere anche 300 voci diverse di conto. È chiaro? Nel bilancio noi dobbiamo poi sapere tutta sta roba in quale comparto va. Tu ti sei già guardato le slide, è ok, però gli altri no, quindi tra l'altro non so se ci arriviamo fino alla fine del capitolo oggi, quindi non ti preoccupare, un po' alla volta, ragazzi. Ma ripeto, qua ci vogliono 3 anni di spiegazione di questa materia, che è ragioneria applicata. Allora, se voi stavate al terzo anno, io cominciavo proprio, questa era la lezione 1 di 1, dicevo ragazzi, con ragioneria partiamo da qua e si va avanti. Ma siccome voi dovete fare l'esame tra un mese, non aveva alcun senso neanche cominciare. Io vi devo dare, come dire, una guardata, una comprensione di quello che è, come dire, a livello generale, e qua mai annanzi,
grazie. Io gli indici vi posso spiegare bene. Quindi le sezioni di bilancio, quelle le dovete capire, le dovete sapere. Poi la parte ragionieristica. Comunque spero che con la spiegazione sulle slide, per forza ci vogliono le slide, Leonardo, qua bisognava guardare lo schemino, se non hai lo schemino davanti è naturale che non mi riesci a seguire. Siamo in capitolo 4, scaricatelo dallo stream se riesci, se arrivi a casa, perché così perlomeno sai tutto il materiale. Emanuela, dimmi, per te è chiaro quello che stiamo spiegando? Allora sì, l'ho capito, però non trovo lo schema, cioè siamo a capitolo 4 e detto pagina 5. Sì. Ma io perché non lo trovo? Scusa. Sei in capitolo 4? Non vorrei che sei su qualche altra slide. No. C'è capitolo 4, c'è scritto. Sì, ma non trovo i mastrini. Sulla destra, quella parte in blu, vedi c'è scritto mastrini in bianco. Ma io ragazzi, allora, è capitolo 4, appunti analisi di bilancio il capitolo 4? No. Eccoli, ecco, capito. Allora, devi aprire corso di economia aziendale, capitolo 4, release 1.4. Ok, allora, costi e ricavi, perfetto, tipologia dei conti e poi pagina 5. 2, 5. Io abbiamo cominciato a mettere pure il materiale universitario per l'analisi di bilancio, perché così perlomeno ce l'avete anche per il futuro. Ecco, scusa un attimo, la 5, 4, 6. Sì, rilevazione contabile e tipologie di conti. Ci sono tre freccette gialle. Sì, ok, perfetto, benissimo. Sì, ok, va bene. Sì. Allora, lo schema fondamentale per capire la ragioneria è quello che vedi al centro della pagina. Dare, avere, costi, ricavi, entrate, questo... uscite, decrementi di capitale. Sì, ragazzi, l'ho capito. Delta in generale è una simbologia matematica utilizzata in ragioneria, ma in realtà in tutte le scienze, pure in fisica, in qualsiasi cosa. Il delta è sempre una differenza, cioè significa differenza tra, ok? Quindi decremento di capitale significa che prima ce n'era una quantità e adesso si è ridotta, no? Quindi però è soltanto la differenza. In incremento la stessa cosa, vuol dire che ce n'era di meno, adesso è di più, quell'incremento viene segnato come valore di capitale in avere. Sì. E allora, adesso, allora, ragazzi, la rispiego perché veramente questa richiede, cioè se non capiamo che è inutile spiegare qualsiasi altra cosa di ragioneria. Allora, ribadisco, Leo, tu riesci a prenderti questa maledetta slide? Vabbè, Leo lo vedo piantato, comunque spero che riuscirà comunque a casa. Allora, abbiamo detto dare ed avere, non li considerate come valori grammaticali in italiano, se no vi confondete. Considerate come più e meno, bianco e nero, ok? Quindi senza dare una valenza di buoni o cattivi perché ho di sensazioni. No, è semplicemente uno spartiacque, così lo dovete considerare. Che cosa va nello spartiacque di sinistra e cosa in quello di destra? Va bene, se preferite utilizzare destra e sinistra. Allora, le tre tipologie di conti sono queste. Conti di debito che indicano fatti economici. Conti numerari che indicano fatti diciamo di moneta. E infine conti di capitale, ma raramente troveremo conti di questo tipo, che indicano fatti di capitale, ok? La partita doppia si gioca in larghissima parte nelle prime due tipologie di conti. Cioè su 300 conti mastrini che ci sono in un piano dei conti di ragioneria generale, 280 sono conti che sono numerari o di reddito. Quindi noi quelli dobbiamo imparare a distinguere. Dice, come si fa? Ragazzi, anche poi con l'esperienza, cioè facendo tanti esercizi e vedendo con il libro di ragioneria a fianco, voi avrete poi a un certo punto la dimestichezza di capire quali sono i conti, diciamo, numerari e quali sono quelli di reddito. In alcuni casi, come IVA, nostro credito, c'è una parolina che ci aiuta, credito. Vi ho spiegato che crediti e debiti sono sempre, parlando dei crediti e debiti di funzionamento, cioè quelli correnti, quelli che si estinguono entro l'anno, questa è poi la distinzione,
quelli sono sempre delle entrate ed uscite, perché sono valori assimilati, sono come il contante. Quindi la cambiale, l'assegno circolare, sono tutti da considerarsi degli strumenti di pagamento e quindi in quanto tale degli strumenti di moneta. Che cosa sono i conti di moneta? Sono i conti numerati. Chiaro? Quindi, come vanno distinti? I costi, le entrate e i decrementi di capitale vanno in dare. Ricavi, uscite e incrementi di capitale vanno in avere. Non vi ho detto, non considerate il termine grammaticale e nemmeno buoni o cattivi, perché in termini di sensazioni non è che a sinistra abbiamo i brutti e a destra abbiamo i belli, perché vedete che abbiamo costi e decrementi di capitale in dare che sono negativi come concetto, no? Che sono una cosa a nostro sfavore. Ma abbiamo anche le entrate, però, che invece sono una cosa che ci fa piacere. È chiaro? Quindi non date un senso di buono o cattivo, cioè dovete semplicemente imparare questo schemino. In base a questo schemino saprete posizionare le scritture. Un metodo per ricordarselo, come dicevo prima, è proprio questa cosa in crucio. Costi in dare, le uscite stanno in avere però. Invece ricavi stanno in avere, allora le entrate stanno in dare. È chiaro, va in crucio. Un po' come quando fate il determinante nelle matrici 2-2, no? Ah, come si chiama? Kramer. Ricordatevi quello. Cerco di darvi degli strumenti. Tra l'altro, se voi avete qualche dubbio, un altro metodo, che è il mio metodo, è quello di imparare proprio questa cacchio di scrittura di materie e conto acquisti, che è quella classica, perché qualsiasi azienda compra dei fattori produttivi. Questa scrittura, siccome c'è anche l'IVA, che è un valore numerario, mi consente, se me la ricordo a memoria, di capire da questo lo scrivino e ricavarlo. È chiaro? Perché? Perché vedete che la scrittura è diversi a debiti verso fornitori, in diversi in dare ciò, materie conto acquisti, che è un costo, ok? Quindi è un conto di reddito. E poi c'ho IVA, il nostro credito, che però è un'entrata. Debiti verso fornitori, per contro, sta in avere perché? Perché è un'uscita. Quindi io già da questa scrittura tiro fuori quella che è la struttura tipica di tutta la ragioneria. Se sto facendo una scrittura di leasing e non mi ricordo i costi a Roana, se vanno a destra o a sinistra, qual è il mio riferimento? Come si fa a avere conto acquisti? Ah, la scrittura d'acquisto è, materia conto acquisti, IVA, nostro credito, ha diversi debiti, cioè ha debiti verso fornitori. Da questa mi ricavo chi, i costi dove stanno, i costi stanno a sinistra, allora i costi vanno a sinistra, vanno in dato. È chiaro? Se è la prima scrittura. Se è uno storno, chiaramente le cose vanno poi scambiate e ci arriviamo. Da questa slide, Emanuela, giusto? Sì. Sì, Emanuela, adesso vedi che cosa sono i mastrini? Sono quelli che stanno a destra, cioè i conticini. Infatti sì, abbiamo detto nel libro Mastro ci sono i mastrini, cioè i conti che si aprono, cioè i numeretti. E cioè, abbiamo detto materie conto acquisti per 100 euro è il costo della merce senza IVA, ok? E quindi è un costo, e allora va in dare. Quindi nel mastrino materie conto acquisti avrò 100 in dare. Poi ho l'IVA, ci devo calcolare l'IVA, no? Il 22%, su sta presupponendo che sia una materia insomma di quelle ordinarie. E allora è una entrata, perché c'ho l'IVA al nostro credito, e il 22% di 100 fa 22. Quindi nel mastrino di IVA al nostro credito io ho dare 22. È chiaro? Sì. Nel totale, perché io poi a pagare devo pagare 122, no? L'abbiamo visto pure nella fattura, quello ti fa imponibile IVA e poi ti dà il totale, no? Il totale è 122, quindi l'uscita è di 122. Per il momento scrivo debiti verso fornitori, utilizzo questo conto che è generico, perché non ho precisato in questo esempio se io sto pagando cash, sto pagando con cambiali, sto pagando in un altro modo, con delle riba o con un assegno, è chiaro? Quindi, non avendolo indicato, io intanto mi segno debiti verso fornitori. Chiaro? Anche perché, se per esempio sto pagando con delle cambiali, magari ho due cambiali, una che la pago stesso oggi, della metà dell'importo, che cacchio ne so, sono 61 euro, e gli altri 61 euro ce l'ho a 30 giorni.
È chiaro? E allora vediamo. Ok, mi pare che non c'è, quindi ok, ve la dico a voce, ve la ripeto a voce. La scrittura successiva, dove vado ad estinguere il debito ed effettivamente a pagare, no? Sarà, se pago cash, sarà debiti verso fornitori, stavolta a sinistra, che si storna con l'uscita del cash contante, quindi a cassa. È chiaro? E quindi nel mastrino debiti fornitori, dove ho 122, vado a stornare 122 in dare e si apre anche il mastrino cassa con in avere 122. Quindi quel debito, che è soltanto una scrittura di transazione praticamente, viene saldata poi effettivamente con l'uscita di cassa. È chiaro? Ragazzi, non so se sono stato, se mi avete seguito, avete capito anche il passaggio successivo? Magari poi aggiornerò le slide per farlo vedere anche sempre da libro giornale, come funziona. Comunque questa scrittura... Sì, Elvio, è rimasto in sospeso la tua domanda, scusami, dimmi. Sì, allora, io non capisco perché l'IVA a nostro credito sia un'entrata. Perché? Perché quando tu fai un acquisto, l'IVA è a tuo credito. Mentre sì, invece... io però l'avverso, è un costo per me, non è un'entrata. No? Tu la paghi! Però a te, da un punto di vista giuridico, è un'entrata. Quando poi venderai i prodotti, e lì sarà IVA a debito, è chiaro? L'IVA, ragazzi, già ve l'ho spiegato l'altra volta, è una partita di giro. Infatti la liquidazione trimestrale poi, che cos'è? Sostanzialmente da che cosa dipende? Quanto hai acquistato e quanto hai venduto? Sulle vendite tu incassi il ricavo, ma hai anche l'IVA a debito però, è chiaro? Quindi invece sugli acquisti tu c'hai l'uscita, c'hai il costo per quanto riguarda la materia, però comunque stai prendendo un credito di IVA, perché chiaramente ci si aspetta poi che tu sta materia la trasformerai e la venderai, è chiaro? Quindi per questo dicevo... Intanto la prendo successivamente che la do via. Esatto, allora molti degli imprenditori scioccamente sperano di fare la liquidazione dell'IVA pagando il meno possibile, ma sono stupidi, perché significa che hanno comprato di più rispetto a quanto hanno venduto. Io spero sempre che invece ho venduto molto, e quindi sì, il saldo IVA poi sarà a mio sfavore, però chi se ne fotte, io ho ricavato, quindi ho recuperato i mezzi dei fattori produttivi, ho soprattutto reintroitato il mio guadagno e poi pago quello che cazzo devo pagare dell'IVA, è un'imposta. Allora, la stupidità del commerciante sta praticamente nel voler guadagnare il ricavo ma non pagare la tassa. È come si impiegaggia, avete capito qual è la stupidaggine? Quindi quando va dal commerciante, dal commercialista, e gli chiede fammi sparagnà, ma fammi sparagnà cosa? Se tu paghi poco vuol dire che non stai guadagnando, è chiaro? No, poi vabbè, chiaramente ci si possono fare tante magagne, perché la ragioneria poi vi segnerò, diciamo, anche dove si può giocare con le stime, però sostanzialmente sull'IVA c'è poco da fare, sull'IVA è così. No, adesso non ho capito, ma ho voluto farti la domanda perché hai fatto benissimo. A me proprio molta difficoltà proprio più avanti, quando ci sono tutti da fare, vabbè, a parte l'erario, però tutti quei calcoli, quei conti che proprio su tutte le voci, che ho detto mamma mia, cioè quelle dopo diventano, perché ci sono proprio le varie formule, le cose. Cioè, ma veramente... tu su cosa ti riferisci, scusami, questo capitolo finisce col bilancio? Questo proprio un po' più avanti, cioè stavo già pensando già l'avanti purtroppo, perché... Ma più avanti di questo, no? Questo è l'ultimo capitolo che almeno abbiamo le slide che ho fatto. Mamma mia. Tu a quale formula ti riferisci, scusami? Le voci, quelle da calcolare, quando vai a fare praticamente, che ci sono le scritture da fare i mastrini, a fare la chiusura di bilancio, così, che ci sono i vari calcoli anche da fare, che ti fa fare, non so, che devi trovare
ti faccio per dire l'erario, però invece sono altre mille tante voci da trovare. Sì, ma Cristian, però queste cose tu le hai viste da qualche altra parte, non dal materiale sì, che ho prof, fornito no, io. Questo materiale qua no, se ci fermiamo qua, ci ferma qua è tanta roba, però più c'è un mondo dietro che ho detto, mamma, certo. Non mi entrava allora, tantissimo, prof, perché... Cristian, però il nostro corso si chiama Amministrazione, Finanza e Marketing. Quindi io, avendo a disposizione Stats 3 MIS, mica mi potevo riassumere 6 anni di università. Cioè... Esatto, esatto. No, ma però perché... cioè, già per me abbiamo fatto un programmone che io ho scritto per gli altri. E ho cercato di focalizzarmi soprattutto sulla parte marketing, perché la contabilità, se ci mettiamo a fare i calcoli, poi in DAD, figurati, non stiamo spiegando la cosa più semplice, stiamo già a un'ora e mezza con qualcosa. Cioè, per varie ragioni ho evitato di fare il corso di ragioneria. Comunque sì, certamente, ci sono comunque delle scritture anche più complicate. Noi accenneremo anche a far vedere, che ne so, quella dell'ammortamento, no? Per esempio sull'automobile, che tra l'altro mi pare che l'ho anche messa nel compito. Vedremo la scrittura sulla plusvalenza, cioè vendo il trattore che ho finito di ammortare, ho una plusvalenza. Ma ragazzi, saranno semplici come questa qua. Cioè, se mi voglio mettere a fare le scritture di attestamento, o ci vuole IMSS, erario e tutto le sapesse... Non abbiamo neanche il tempo, cioè noi ci dobbiamo concentrare su le tesine e l'elaborato. Quindi, voglio dire, più di questo io mi dispiace, magari allora, sicuramente sono slide che preparerò, cioè il mio compito, il mio obiettivo in questi 2-3 anni sarà quello di finire tutto il materiale universitario, riversarlo in slide, renderlo in qualche modo fruibile forever, no? A chiunque. Però io quest'anno questo sono riuscito a fare e penso che sia già stata tanta roba. No, prof, è tanta roba così, a me non dispiace affatto. Cioè, anche se è una cosa che da imparare, ma non mi dispiace sinceramente. Nel senso che già voi dovete... no, perché la questione è giusta, nel senso dice, ma io poi non ho ricevuto questo materiale. No, ma va là, prof. Ma è sballato proprio come è concepito, perché io dovrei avere neanche 6 ore, dovrei avere tipo 18 ore a settimana con voi per poter affrontare. Io già vi sto facendo in questo corso di economia aziendale, ma c'è confluito organizzazione aziendale, tutta la parte strutture organizzative, gestione del personale. Abbiamo visto addirittura qualcosa di statistico pure stumbato. Cose di economia aziendale, marketing, e insomma già ci ho messo più corsi, cioè io avrei dovuto avere più cattedre con voi per no, fare perché tutto. Prof, ero nella pubblica prima, quando ero nella pubblica e non ed ero fermo da 6-7 anni. Ho fatto per sostenere poi l'esame, ma mi aveva messo dentro una roba che avrei, ho detto io per far sapere queste cose qua devo fare almeno 5 anni ancora da riprepararmi, da rifare, da, perché c'è un mondo dietro che non... No. Non lo possiamo vedere, sicuramente detto, non in questo ambito qua. Va bene, ma scherzo. Se si partiva dal terzo anno, allora con 3 anni a disposizione sì, con 3 anni a disposizione sì, l'avrei fatto. Infatti io in quarta sono partito e piano piano sto cercando di andare avanti, anche proprio in previsione che poi posso spiegarvi queste cose, ma che ho più tempo, capito? Quindi... No, prof, ma non era mica un appunto, ma scherza. No, figurati, lo so, era per farti semplicemente capire che tu hai ragionissimo, ed è vero, la ragioneria è quella che dici tu, noi qua stiamo facendo un ampassando, perché fondamentalmente io voglio arrivare poi al bilancio, perché almeno qualcosa di finanza ve la devo far vedere. Esatto. Dici... Perché poi questo è come si scrive il bilancio, cioè... Io vado sempre anche un po', come dire, alla sostanza, ma alla fine io insegno al ragazzo a fare la contabilità, che tra l'altro ormai la fa il computer per lui, perché voi non è che quando registrate la fattura, lui in automatico ormai il programma di contabilità serve a questo, quando voi inserite la fattura, lui in automatico fa la scrittura in passaggio, quindi è una cosa che non si fa neanche più, la fa il computer per noi. Avevo fatto uno stage, prof, lì al tachificio, che facevano i tacchi così, sono stato in ufficio lì e lì praticamente ha detto fa tutto il computer. Sì. Ma ormai è diventato tutto scritto. È tutto informatizzato, però ribadisco, è come se noi dicessimo, vabbè, ma tanto c'è la calcolatrice. Sì, però cacchio, tu l'addizione, la sottrazione, la divisione e la moltiplicazione, devi sapere come si fa.
perché lo devi sapere per capire anche il numero che hai davanti, da dove è uscito fuori, se no diventa una cosa completamente astrusa. È vero che io dico che noi dobbiamo guardare il bilancio, perché poi da quello tiriamo fuori le analisi del sangue, e insieme alle analisi che abbiamo visto in marketing, mettendo tutto assieme, noi abbiamo un quadro della situazione, e finalmente da analisti di marketing e da strateghi possiamo capire dove sono gli errori, cosa migliorare, dove invece c'è proprio un vuoto e dobbiamo colmare. Ma perché io voglio fare questo, però se tu vuoi fare il contabile, è chiaro che devi saper far di conto. E dovremmo, io già in queste slide precedenti, nel capitolo prima vi ho fatto vedere come si faceva la fatturazione elettronica, ho fatto le foto anche, diciamo, del gestionale, cioè proprio per farvi entrare nell'operatività, ok? Nell'operatività odierna tutta la scrittura di partita doppia la fa il computer, però tu quando leggi un bilancio, ovviamente leggi plusvalenza, devi capire che cos'è, da dove viene fuori, come è uscito quel valore, è chiaro? Quindi questa cosa qua io non posso proprio non spiegare niente. Comunque, ragazzi, io per ora ho preparato questo, poi io mi auguro che nel tempo ci continuiamo a seguire, magari mi mando il resto del materiale di volta in volta, anno per anno. Comunque siete stati i primi alunni. Andiamo avanti. Allora, quindi rilevazione contabile e tipologie di rilievi, no? Siamo ancora in questa sezione, abbiamo visto la scrittura, abbiamo capito i mastrini, abbiamo capito il libro giornale. Ragazzi, la scrittura che avete visto in basso, quello è il libro giornale, vi ho detto che è un registro. Quindi no, vedete proprio le scritture. Invece i mastrini, che sono queste croci, no, queste tabelline, le teniamo in un altro libro che è il libro mastro. Allora, nell'impostazione classica esistono quindi tre tipologie di rilievi. Alla fine, di che tipo di scritture abbiamo? No? Trasformazioni numerarie, fenomeni di tipo esclusivamente numerario, cioè entrambi le scritture, entrambi i conti, sono conti numerari. Per esempio, il seguito di quella che stavamo vedendo, cioè riscossione di un credito, una scrittura da cassa a crediti verso clienti. Oppure, ed è questo il caso del seguito dell'esempio di prima, ad esempio il pagamento di un debito. Avevamo debiti verso fornitori, adesso abbiamo una scrittura da debiti verso fornitori a cassa. Ok? Quindi, vedete, debiti verso fornitori adesso sta a sinistra, sta in dare. Quindi quel 122 si estingue, perché dare e avere fa 122 e 122, si chiude il mastrino, no? È pagato, come si diceva all'elementare quando mettevi i due trattini sotto alla divisione, no? È pagato, e si è aperto però a destra, quindi nelle uscite, sempre un conto di cassa. Quindi questa uscita, perché comunque era un'uscita numeraria, poi come si è concretizzata definitivamente, con quale strumento? Con la cassa. Quindi dalla cassa chiaramente mi dovrò trovare 122 euro in meno, è chiaro? È chiara questa cosa? Sì. Quindi questa è una trasformazione numeraria, perché sia debiti verso fornitori sia cassa sono due conti di natura numeraria. Allo stesso modo, se invece diciamo di materie conto acquisti avessimo fatto merci conto vendite, no? Quindi stavolta siamo noi che stiamo vendendo, quindi abbiamo un ricavo e una, diciamo, un'entrata, quindi diciamo il crediti verso clienti chiaramente va a sinistra perché è un'entrata, però in questo caso a destra poi c'ho merci conto vendite e IVA nostro debito. Merci conto vendite perché è un ricavo e quindi va in avere, va a destra. IVA nostro debito va sempre in avere perché è un'uscita e chiude la partita di giro che abbiamo visto prima. Però ricordate, vabbè, questo poi lo vediamo più avanti, IVA nostro credito è un conto, IVA nostro debito è un altro conto, non possiamo compensarli perché c'è un principio contabile che dice che è proprio divieto di compensazione delle partite. Se quello è un conto e quello è un altro conto, quindi sono due mastrini diversi, devono stare separati, chiaro? Senza anticipare, la cosa che mi interessa, che adesso stiamo analizzando destra e sinistra, come possono essere fatti, ragazzi, non ci vuole il mago, o sono tutte e due numerari, o sono tutte e due di reddito, o uno è numerare e l'altro è di reddito, no? Cioè voglio dire, l'incrocio, cioè tre sono le possibilità, chiaro? Quindi trasformazioni numerarie, e abbiamo visto il caso numerario, trasformazioni miste, quindi fenomeni in cui sono presenti conti di reddito e conti numerari. Ad esempio, la precedente, l'esempio, il primo esempio che abbiamo fatto, è una trasformazione mista, perché comunque io ho materie conto acquisti
che è un costo, quindi è di reddito come natura di conto, e però poi ciò IVA al nostro credito e debiti verso fornitori che invece sono di natura numeraria, quindi ho nella stessa scrittura sia conti di reddito sia conti numerari, allora è una trasformazione mista. Infine, economico-economico, quindi di reddito, permutazioni lucrative, fenomeni di natura esclusivamente economica, si verificano molto raramente quando un costo misura un ricavo o viceversa. Ad esempio, nel caso di un'azienda che corrisponda ai suoi dipendenti parte del salario in prodotti che realizza, oppure in titoli societari. Caro Elvio, ho pensato a te, eh? Calcio Lazio, ai tempi di Gragnotti con la Cirio, se ti ricordi, i calciatori guadagnavano parte dello stipendio sotto forma di titoli della Lazio Calcio. Quindi in quel caso è una permutazione lucrativa. È chiaro? Ok, cambi di natura del rilievo. Alcune trasformazioni possono mutare natura a seconda degli strumenti di pagamento. Ad esempio, il pagamento di un debito può avvenire con una dilazione di pagamento dando luogo ad una trasformazione numeraria. Debiti verso fornitori ha effetti passivi e quindi tutto a posto, numerari, numerari. Tuttavia, il fornitore potrebbe decidere di fare uno sconto in caso di pagamento immediato in contanti. Ragazzi, un classico. Cioè, vuoi pagare 30, 60, 90 e il prezzo è 100. Però se tu mi paghi tutto adesso, ma io a 95 te lo do, ti faccio uno sconto di 5. Perché mi stai dando tutto? Cioè, incasso subito. È chiaro? Quindi ti faccio un po' di sconto. Lo sconto, però, potrebbe sembrare una componente numerale. Invece no, perché è di reddito. È chiaro? Perché? Perché io ti sto stralciando parte del tuo costo. È chiaro? Ti sto diminuendo il costo che sarebbe di 100, te lo sto scontando a 95, è chiaro? E quindi l'abbuono è un componente positivo di reddito. Quindi la scrittura è debiti verso fornitori a diversi, cassa 95, abbuoni attivi che è di reddito 5. È chiaro? Ragazzi, l'avete capita sta cosa? Ragazzi, datemi un cenno. Sì, prof. Ok. Elvio, ci sei? Sì, ok. Ok. È chiaro questo esempio? Sì. Emanuela, tu? Emanuela? Vabbè, non... No, ci sono, ci sono. Ah, okay. Che sto seguendo la cosa, quindi, sul telefonino, però sì, ci sono, capito. È come se fosse un conto di reddito... Ma non sì. Lo è, cioè è esatto, come se fosse un conto, un ricavo, un costo praticamente. Esattamente, quindi è un conto di reddito, è un conto di reddito l'abbuono. Esatto, okay. Sì, un costo, un ricavo, ecco, uno sconto non è numerario. Sì, a seconda se lo stiamo ricevendo lo sconto se lo stiamo praticando, sì. Chiaramente, sì, quindi abbuoni attivi e abbuoni passivi. Se faccio io lo sconto al cliente, chiaramente quello è un abbuono passivo per me, mentre invece per il cliente è un abbuono attivo, chiaro? Sì, sì. Quindi dipende da poi da dove stiamo, cioè sì. Molte di queste cose, ragazzi, dovete capire voi da che parte dell'operazione siete. In base a quello capite se è un costo o un ricavo, se è un'entrata o un'uscita, schemino, avete risolto la scrittura. Cioè io questo voglio trasferirvi stasera. Però bisogna conoscere la logica, se non conosci la logica è tutto sfuso, e giustamente dici, boh, non ci sto a capire. Perché una volta lo scrive così, una volta lo scrive così, cioè... Ok ragazzi, io direi che sono le 8 meno 5, non iniziamo il bilancio dai, perché non ha senso, già è stata una lezione anche molto tecnica, quindi mi rendo conto che magari è anche risultata pesante, però non potevo fare a meno di parlarne anche perché è argomento del compito della prova scritta, ma soprattutto ci serve per capire di che stiamo parlando poi in ragioneria, quindi... Ragazzi, spero che sia stata utile, se avete domande comunque come al solito potete contattarmi in privato, ci facciamo una chiacchiera, insomma cerco di rispondervi al meglio possibile. Grazie mille. Bene. Bro. Bene, buona serata. Grazie, buona serata. Ciao. 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 Ciao.